È la Juventus più forte di sempre? Probabilmente sì. Ok, finito. Molto semplice, video concluso. Eu estou aqui! No, in realtà non è così facile, bisogna andare a approfondire un pochino di cose. Per questo video voglio fare un discorso un po' qualunquistico. Qua vi metto una schermata di quello che ho scritto sulla mia pagina Facebook poco tempo fa. Come potete vedere è solamente un in-out della passata stagione, qualcosa di molto molto concettuale e astratto, ma che ci dà una seria indicazione di come si è mossa la Juventus in questo calciomercato. Qualcuno negli ultimi video me l'ha anche detto. Luca quest'anno ha azzeccato ogni singola mossa di mercato della Juventus. Tutte le volte che usciva una notizia sapevi scartare quella falsa e sapevi andare dritto su quella vera e che poi si sarebbe rivelata un'ufficialità. Ma come hai fatto? Anche qua è molto semplice. Quest'anno il mercato della Juve è stato estremamente logico e lineare. Se n'è andato Buffon e qua, se devo dire la verità, forse uno dei pochi punti dolenti che vedo veramente in questa squadra, perché Buffon poteva rimanere un altro anno perché lo considero ancora più forte sia di Perin sia di Szczęsny. Lo so, è un'opinione impopolare, tanti di voi probabilmente mi offenderanno per questa cosa, ma considero Gigi ancora di un altro livello rispetto ai due portieri che ci ritroviamo adesso in rosa, vabbè, per non parlare di Pinsoglio perché mi sembra superfluo. Probabilmente la Juventus, se avesse saputo che sarebbe arrivato Cristiano Ronaldo già da quando si parlava dell'addio di Buffon, non l'avrebbe ceduto, avrebbe rinnovato per un'ulteriore stagione, perché uno come Buffon, non solo in campo ma anche nello spogliatoio, ma soprattutto in campo, perché avere Szczęsny e avere Perin, ok, bravissimi portieri per il futuro e anche per il presente, ma Buffon è un'altra categoria, e anche per muovere la difesa, perché comunque con anche il ritorno di Bonucci si vanno a formare certi meccanismi antichi che sono anche ancestrali, stampati nella mente dei giocatori, e sicuramente Buffon sarebbe stato differente. Quindi addio Gianluigi, addio Gigi, addio capitano, benvenuto Mattia Perin, probabilmente il suo erede naturale, non si sa, Donnarumma è ancora giovane, è un po' traballante, vedremo. A me Perin piace tanto, però ripeto, Gigi è lassù, Perin e Szczęsny sono qua tra gli umani. Un altro veterano che ci ha salutato è stato Stefan Lichtsteiner, che ha servito la Juventus per tantissimi anni, i 3 di Conte e i 4 disputati di Allegri, quindi 7 stagioni alla corte della vecchia signora. Che dire, Lichtsteiner è uno che ami e odi contemporaneamente, non credo che ci sia nessun tifoso che l'ha amato in maniera viscerale, e penso che un po' tutti l'abbiamo detestato per quelle sue proteste in campo o per quei suoi modi di fare anche un po' antisportivi, diciamolo, perché non è mai stato uno stinco di santo, per non parlare dei cross. Lichtsteiner credo che sia stato uno dei peggiori crossatori della Serie A nelle ultime 7 stagioni, ma va bene, è comunque entrato nel cuore di tutti noi, è uno che ha vinto 7 scudetti consecutivi e quindi ce lo portiamo dietro nel cuore, ma sicuramente João Cancelo è un upgrade importantissimo, soprattutto per l'età, 24 anni, pagato tanto, 40 milioni, ma già l'anno scorso con l'Inter ha fatto vedere belle cose, e secondo me Cancelo tornerà utile anche in più ruoli, perché secondo me questa Juventus non giocherà con il 4-3-3. Questa Juventus la vedo molto orientata con un 4-4-2 camuffato 4-2-3-1, un po' come aveva interrotto 2 anni fa Allegri, e secondo me si ripartirà da qua con Dybala e Ronaldo molto molto vicini, con Dybala che andrà a pressare il portatore di palla, quello che fa il primo passaggio, il regista della squadra avversaria per intenderci, e quindi Cancelo potrebbe essere avanzato in posizione quasi di centrocampista, con Cuadrado o De Sciglio dietro, quindi secondo me lo vedremo in più ruoli ed è un acquisto importantissimo. Complimentoni. Un altro terzino che è arrivato è Spinazzola, salutato Asamoah in direzione Inter. Sicuramente Asamoah la scorsa stagione è stato importante, con Alexandro forse che addirittura nelle gerarchie partiva dietro, ma sono sicuro che Alexandro questa stagione ci farà rivedere il bellissimo terzino brasiliano che abbiamo mirato nelle prime stagioni, e quindi non sarà un problema. Purtroppo Spinazzola è ancora fuori, quindi probabilmente tra Alexandro e De Sciglio a sinistra dovremo essere abbastanza coperti in caso proprio di apocalisse. Giorgio Chiellini rispolvererà le sue bellissime galoppate sulla fascia mancina. Altro innesto difensivo, saluta Ovedes e arriva Leonardo Bonucci. No, non sono impazzito, questo è stato il cambio, perché stiamo facendo il confronto con la rosa della passata stagione. So benissimo che per arrivare a Bonucci abbiamo sacrificato Caldara, però come più 1 e meno 1 fa 0, più Caldara e meno Caldara fa niente Caldara, e quindi ha salutato Ovedes, che l'anno scorso non ha praticamente fatto vedere niente perché ahimè sempre infortunato, 3 partite, un gol con la Juventus, tra l'altro una partita, lo scontro scudetto con il Napoli, e sappiamo tutti come è andato a finire a Torino, abbiamo preso gol da Koulibaly all'ultimo secondo, quindi sicuramente una fase difensiva da rivedere, anche se ovviamente non è stata colpa di Ovedes ma di Benatia in quell'occasione, ed è proprio da Benatia che voglio ripartire per parlare di Leonardo Bonucci, un ritorno
ritorno, che secondo me è importantissimo, l'ho già spiegato anche nell'altro video un po' polemico che ho fatto, però avete visto? Ha fatto il suo, un video polemico e non serio come questo in cui sto parlando, e ha fatto un botto di visualizzazioni, il canale è tornato vivo, perché si sa, su YouTube questo si vuole vedere. L'anno scorso Benatia non mi ha dato quella sicurezza che mi dava maggiormente Leonardo, ed è paradossale dirlo, perché sicurezza e Leonardo nella stessa frase, con tutti i rischi che si prende, però in fase di impostazione è fortissimo, e in marcatura un po' meno, ma Chiellini, colla, perfetto, uno che esce a palla al piede, uno che marca, quindi una coppia difensiva che si adatta alla perfezione. Benatia ci ha fatto prendere il gol da Koulibaly proprio nella sfida scudetto di Juventus Stadium, ha atterrato Lucas Vázquez per il rigore, poi trasformato da Cristiano Ronaldo a Szczęsny nell'espulsione di Buffon a Madrid. E quindi diciamo che nelle partite, quelle in cui bisognava dare qualcosina di più, forse Benatia ha dato qualcosina di meno, tranne nella finale di Coppa Italia col Milan, che proprio contro Capitan Bonucci ha segnato una doppietta e quindi ci ha fatto vincere la Coppa Italia. Però sono contento del ritorno di Bonucci, secondo me ci voleva un difensore come Bonucci, e che fosse addirittura Bonucci, perché lui la Juventus la conosce veramente bene. Quindi sciacquati la bocca Leonardo, mi dispiace per i trascorsi passati, ma bentornato tra di noi, io sono contento del tuo ritorno, paradossalmente sono contento. Benvenuto Emre Can, addio nessuno, perché comunque all'epoca non era ancora andato via un centrocampista, adesso è andato via Sturaro, ci tengo a ringraziarlo, perché nonostante non sia mai stato un profilo da titolarità della Juve, tutte le volte che è stato chiamato in causa è sempre risposto presente. Si è visto anche quell'amore per la maglia, perché comunque è italiano, un ragazzo giovane italiano che arrivava alla Juve e sapeva di poter realizzare un sogno, ha provato addirittura a vincere la Champions League, ovviamente non ci è riuscito, ahimè, ai noi, ai voi, non lo so, per la gioia magari degli anti-juventini, però sicuramente Emre Can è un profilo, anche in questo caso un upgrade. Fino adesso abbiamo fatto tanti upgrade, l'unico davvero è stato Buffon Perin, che non lo vedo al momento un upgrade, ma Lichtsteiner Cancelo sì, è stato Ouedes Bonucci sì, è stato Spinazzola Samoa, siamo alla pari, ma Spinazzola è giovane italiano, quindi potrebbe essere anche considerato un upgrade, questo indubbiamente, perché Sturaro e Emre Can non se ne parla neanche. Sono contento di Emre Can, mi sembra che sia un buon giocatore, voglio vederlo dal vivo, non è ovviamente un giocatore da cui mi attendo grandi giocate, suole, tacchi, rabone, gol e assist, però sono convinto che farà il suo come erede naturale di Khedira, tra l'altro anche in nazionale mi aspetto questo ricambio generazionale, e penso proprio che con Pjanic possa formare una bella diga davanti al centrocampo, un centrocampo molto affidabile, mi piace. E ovviamente l'upgrade più importante l'abbiamo fatto davanti, abbiamo salutato, ahimè, il Pipita, Gonzalo Higuaín, ti voglio ancora bene, io qui dentro questo armadio ho ancora una maglia di Dybala, una maglia di Higuaín della passata stagione che ho ordinato sullo Juventus Store le ultime giornate di campionato, la maglia di Higuaín e la maglia di Dybala col 10, perché ovviamente se vi ricordate l'anno scorso ho preso la maglia di Dybala col 21, poi cambio numero, quindi ne presi due, hanno ancora il cartellino attaccato, quindi ho una maglia di Higuaín immacolata che magari varrà dei soldi, un prestito oneroso da 18 milioni che mi ha soddisfatto, perché comunque è stato il massimo che si poteva fare. Anche qua, se volete vedere i dettagli di tutta l'operazione, vi invito ad andare a vedere quell'altro video polemico, ve lo metto qui sopra nelle schede se volete andarvelo a vedere, ma sono convinto che la Juve abbia fatto un'operazione incredibile, era quello che bisognava fare. Sapevamo benissimo già dai primi video che feci su Cristiano Ronaldo, se arriva Ronaldo celebriamo di un ingaggio pesante. L'ingaggio pesante da liberarsi era quello di Higuaín, perché perdere Dybala, Douglas Costa, Alexandro, Pjanic non ci andava a genio, e quindi penso che la dirigenza si sia mossa benissimo, quindi solamente applausi per questa operazione, perché se esce Higuaín, e pensare che esca Higuaín è paradossale, perché ha fatto benissimo con la Juventus, ha fatto benissimissimo con il Napoli prima, e sappiamo bene che nel campionato italiano Higuaín è forse uno dei migliori centravanti, come 9 puro, forse se la gioca solo con il capitano Icardi dell'Inter, quindi sai, va via Higuaín, il tifoso juventino un attimo dice ma perché va via Higuaín? Per bilancio, non si poteva trattenere, perché da noi è arrivato il giocatore, l'upgrade, sempre mettiamoci l'articolo determinativo davanti, perché è arrivato il fenomeno, l'alieno, il campione, il 5 volte pallone d'oro, quello che ha vinto 3 Champions negli ultimi 3 anni, 4 Champions negli ultimi 5, mi pare. L'unica volta che è stato eliminato l'ha eliminato Alvaro Morata, con la Juventus che poi ha perso a Berlino contro il Barcellona. Quindi è arrivato Cristiano Ronaldo, non si poteva fare di meglio, un'operazione incredibile, ed è per questo che vi dico che secondo me andremo a giocare con questo 4-4-2 un po' camuffato, questo famoso 4-2-4 con Tiano di cui si parlava all'inizio della gestione di Conte, con due esterni offensivi, quindi Douglas Costa e secondo me Bernardeschi lo vedremo tanto, che si alternerà con Cancelo, addirittura potrebbe esserci Emre Can in quella posizione, perché sappiamo bene che Allegri piace fare delle formazioni un po' camaleonti, e quindi non sarebbe strano vedere partire
Emre Can, Matuidi e Pjanic. Tra l'altro Matuidi, l'esterno sinistro di centrocampo, l'ha fatto anche in nazionale in fase di non possesso palla, quindi anche qua potremmo camuffare il centrocampo con Douglas Costa, Dybala, Ronaldo, con Douglas Costa che poi si abbassa, Dybala e Ronaldo che vanno a fare due punte, Emre Can che si allarga a destra per la sovrapposizione magari di Cancelo o di Cuadrado che fa il terzino di destra. Quindi secondo me questa Juventus è solida, costruita veramente molto bene, con solamente Mario Mandzukic come riserva davanti in attacco, di Cristiano Ronaldo, che poi riserva Mario Mandzukic mi sembra un po' eccessivo, ma sicuramente una squadra costruita per vincere, con due giocatori di livello per ogni ruolo, perché mi ricordo che la finale di Cardiff l'abbiamo persa perché loro mettevano dentro i giocatori forti come Asensio e come Gareth Bale, e noi mettevamo dentro i giocatori meno forti. Addirittura a Berlino mi ricordo entrò Pereira, cioè proprio Pereira in finale di Champions, abbiamo messo su Pereira in finale di Champions. Quindi alla Juve mancava quel qualcosina davanti ed è arrivato Cristiano Ronaldo, e quel qualcosina forse adesso sarà Ripa, e quel qualcosa in difesa, e credo proprio che la Juve si sia mossa molto 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 bene. Non so se farà altri colpi perché comunque il mercato non è ancora concluso, potrebbe uscire Marchisio, potrebbe uscire Ken, potrebbe uscire veramente poco altro secondo me, Rugani chissà che non arrivi quella famosa offerta, in entrata secondo me siamo a posto, cioè se esce Alexandro magari si può puntare un profilo, ma non credo proprio che possa arrivare Marcelo, ma mancano pochissime ore al termine del mercato, siamo a Ferragosto. No, non credo proprio, come non credo Milinkovic-Savic, poi sono pronto a essere stupito. Mi auguro che la rosa rimanga così, magari con la sola cessione di Ken, perché può andare a giocarsi le sue carte altrove, è giovane, deve crescere, ma sicuramente siamo davanti probabilmente alla Juve migliore di sempre. Una cosa sola voglio dire, perché io ci tengo a farmi male, io sono uno che si fa male, gli piace farsi male, e va a vedere i commenti sotto le pagine Facebook più importanti come Gazzetta dello Sport, Sky Sport, Fantagazzetta, chi più ne ha più ne metta, e tantissimi commenti di tifosi anti-juventini ce l'hanno menata con se non vincete la Champions quest'anno è un fallimento. Avete ragione voi, perché se addirittura Agnelli, se addirittura John Elkann, se addirittura Nedved, se addirittura Allegri, per la prima volta, non li avevo mai sentiti esporsi così tanto, vanno a dire quest'anno l'obiettivo non è la Champions, ma è tutto, 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 quindi scorpacciate dei trofei, il famoso triplete interista, allora vuol dire che qualcosa sotto c'è, anche perché se no non fai caldare a Bonucci, anche perché se no non fai Guir Ronaldo, perché se devi continuare a vincere quello che hai vinto fino adesso, lo fai con Caldar, lo fai con Higuain, lo fai con Sturaro, non hai bisogno di Emre Can, di Cancelo, di Cristiano Ronaldo. E qua ti fa vedere che la Juventus vuole alzare ulteriormente gli step e vincere la Coppa. Secondo me Cristiano Ronaldo rimarrà solamente 2 anni, quindi mi do tempo 2 anni di vincere almeno una Champions League. Se poi sono 2 sono contento, se poi è un triplete sono ancora più contento. Perché addirittura vincere la Champions, ma non vincere l'ottavo campionato di fila o non vincere la Coppa Italia, mi darebbe quasi fastidio con la squadra che abbiamo adesso. Quindi sì, dobbiamo vincere tutto. E questa è un po' una pressione psicologica importante per tutti, speriamo di riuscirci, perché se non ci riusciamo, ahimè, quante ne dovremo leggere ancora sui social network, mamma mia, non ne posso già più.